Benvenuti a tutti cari colleghi, e se sei qui è perché fai parte di quella cerca di miei studenti, tra i 3.000 studenti che hanno deciso di in passato investire in formazione, fare delle coaching, fare delle masterclass, venire a degli eventi eccetera eccetera. Già per questo ti devo fare i miei complimenti. Allora, il mio team mi ha dato un po' di appunti, cercherò di seguirli per dare un filo logico al discorso, ma qui si parla subito di mastermind, ok? Per cui faccio questo video per invitarti ufficialmente al mio mastermind che si terrà a Milano l'1-2 dicembre e sarà un evento strafigo, ma adesso provo a spiegartelo nel modo più semplice possibile. Ma in primis sono obbligato a fare un po' il cattivo e sono obbligato a dirvi esattamente la premessa iniziale. La premessa iniziale è che questo mastermind non è accessibile a tutti. Non è accessibile a tutti perché ci sono dei requisiti per poter essere ammessi e solo i migliori studenti personali che io personalmente deciderò di inserire o non inserire attraverso una candidatura che dovete fare saranno ammessi a questo mastermind di Milano. E per cui, così evitiamo delle incomprensioni o in qualche maniera che vi stia sulle balle, se non ci sono dei numeri, che sono dei numeri che io ho in testa ben chiari, e bisogna che ti impegni per il prossimo anno, ok? È anche uno stimolo in più, cioè per me sarebbe stato uno stimolo sapere non posso entrare, posso entrare nel momento in cui raggiungo determinati numeri, ok? Per cui, perché abbiamo deciso queste cose e perché far parte di questo mastermind? Prima cosa, è un evento esclusivo, per cui e io ho fatto anche degli altri mastermind a Dubai, dove ovviamente io ero, insomma, come tu dall'altra parte, quindi ho dovuto presentare la candidatura, far vedere quanto fatturavo, tutte ste robe qui, ok? E a un certo punto questi mastermind funzionano così, perché a differenza dei normali mastermind dove ci si trova e si fa finta, in qualche maniera hai un gruppo che è molto omogeneo a livello di risultati. Per cui non capita quello che purtroppo distrugge questi gruppi, che è: io vado in questo gruppo di lavoro, in questo mastermind, ma sono sempre io che metto sul tavolo le azioni vincenti, i pensieri vincenti, le idee vincenti, perché mi sbatto più degli altri e faccio più numeri. Se questo succede, io purtroppo in passato ne ho fatto parte, vengo vincente, dico bravo, 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 vabbè, però al quinto bravo mi sono rotto anche le palle, perché se dovevo fare il formatore, mettere tutta la roba sul tavolo, mi dovevi pagare, mentre sono qui in qualche maniera e vorrei uscire da qui da avere delle informazioni anche da altre persone. È questo che fa stare in piedi il mastermind, per cui il mio obbligo è che la sala faccia in modo che i presenti, quando è che un mastermind funziona e ti rendi conto di essere nel posto giusto? Quando tu magari finisci tra il primo e il secondo giorno e dici: Simo, devo darmi da fare, perché io sono uscito da qui con due pagine di appunti di cose da fare, di azioni vincenti che ho appreso dagli altri e non ho messo ancora su niente sul tavolo. Allora a quel punto tu dici: porca miseria, fammi mettere del valore, perché ovviamente è molto importante. Ti senti anche in qualche maniera in dovere nei confronti di queste persone. Quindi, ragazzi, questo è il primo requisito: livello alto e gruppo omogeneo. Secondo tema: questo mastermind verrà tenuto in una location segreta. Perché? Perché ci sono degli agenti, ragazzi, dei top producer di grande livello, che non hanno piacere proprio di far sapere tutti gli affari loro al mondo. Io rispetto questa scelta, per cui massima privacy e anonimato per tutti i partecipanti. Terzo tema: avrai un contatto diretto con me e il mio team, per cui le persone che non vedi, le persone che gestiscono il mio marketing, le persone che in qualche maniera e sono molto importanti sia nel mio avanzamento comunque di carriera, per quello che ho fatto, quello che non ho fatto, e soprattutto per voi sono importanti, perché avrete modo di parlarci, avrete modo di fare delle domande e questi vi accelerano e la possibilità di fare in continuità delle mosse giuste, va bene? A un certo punto, ragazzi, la cosa più importante è avere a che fare con un gruppo di pari di un certo livello, perché il mercato sta diventando sempre più complesso. Voi sapete che cosa sta succedendo dall'altra parte del mondo? Canada, e guardavo l'altro giorno, e il mercato sta stornando il 5% al mese, ragazzi. E quello che succede in Canada e negli Stati Uniti è un preambolo di quello che succederà tra noi tra 6 mesi, per cui molto importante un gruppo di pari di livello. Seconda battuta, ragazzi, questo riguarda oltre al mio team anche a me, vi faccio vedere una cosa se ce l'ho. Queste sono le coaching, le consulenze prenotate che io ho da qui ai prossimi 2 mesi. Sono due facciate e mezzo. Questo è il foglio che mi dà la Sonia, l'assistente, che adesso si nasconde là di dietro, eccetera. Quindi sarà
sempre più difficile avere a che fare con me in maniera diretta, e ve lo spiego, ma non è perché voglio fare il figo, perché tecnicamente il numero di ore che posso avere a disposizione per le consulenze e altre io ce l'ho perché voglio continuare a studiare, devo fare determinate cose, ho anche degli hobby, delle passioni, ho un'azienda, ho delle persone da gestire, eccetera, e diventerà sempre meno, perché non mi piace fare delle consulenze come ho visto fare in passato a qualcuno, coach, mentori, 8-9 al giorno, 5 giorni alla settimana, perché semplicemente non c'è valore dopo, cioè tu sei cotto mentalmente. Io quando faccio una consulenza con una persona, cioè io devo essere al mio 1000 per 1000, lì mi hai a disposizione 2 giorni e potrebbe essere una delle cose più interessanti, ok? Altro punto, ti fornirò tutti gli strumenti per prepararti ad affrontare i prossimi mesi di cui vi parlavo, sicuramente saranno non bellissimi, ok? Però ragazzi, io lo vedo sempre come un problema che mi sta arrivando contro, come una medaglia. Mi arriva sul lato il problema, dall'altro un grande vantaggio. Perché? Perché sostanzialmente molti agenti immobiliari smetteranno di fare gli agenti immobiliari e quelli discreti tireranno un pochino i remi in barca. Significa che non è che cambieranno lavoro, ma non faranno degli investimenti o delle azioni vincenti. Per cui il miglior modo per fare in modo di mangiare una parte della concorrenza è darsi da fare quando gli altri tirano i remi in barca. Per cui parleremo molto di quelli che sono gli insight di mercato, le cose che io vedo che possono essere cavalcate sia a livello di marketing digitale che non solo, per mandare al tappeto la concorrenza. Questo sarà un tema per me molto importante, ok? Inoltre, per concludere, si tratta, ragazzi, di un vero e proprio inner circle, cioè la crema della crema della crema dei top producer in Italia, ok? Allora, i posti sono 40, perché se no diventa un cinema, non diventa un mastermind. Molti sono stati occupati, ma molti sono stati occupati perché quelli dell'anno prima hanno deciso di riconfermare l'anno dopo, per cui me ne spariscono già più della metà solo così. Per cui, per essere selezionato, devi candidarti. Sotto questo video trovi tutti i dettagli. Allora, vi ribadevo, qua non so cosa sia successo, il mastermind è l'1-2 dicembre, la location è Milano. Vi spiego i 2 giorni, va bene? Primo giorno, gli hot seat. Cosa sono gli hot seat? Allora, chiunque ha a disposizione un tempo dove davanti alla platea di tutti i top producer, il mio team marketing e non solo, io, e farà una richiesta a tutti. Io ho questo progetto, che cosa ne ho pensati? Ho questo problema, come pensate di poterlo risolvere? Voi avrete la possibilità, ragazzi, se avete delle idee o qualcosa, come pensate di poter scalare l'azienda, di proporla al pubblico, perché banalmente voi siete di fronte a potenzialmente una esplosione di fuoco fotonica. Avete i 40 migliori agenti in Italia, ok? Chi paga, ragazzi, io non sono economico, lo sapete, per cui chi paga la mia formazione è uno che sta ottenendo dei livelli, non è un morto di sonno. Per cui se vi dico che i migliori sono qui dentro, e le vedrete, è perché i migliori sono qui dentro, ok? Per cui avete la possibilità, il clima sarà quello giusto, per dire: io ho intenzione di fare questo, che cosa ne pensate? Io ho questo problema, voi l'avete già avuto? Perché, come vi dicevo prima, la grande forza di avere a disposizione una platea di top producer, me e il mio team, è perché magari certe cose le abbiamo già fatte, vi facciamo risparmiare tempo e soldi, non fatele. Oppure ci sono delle idee interessanti che qualcuno ha già applicato nella sua città e a quel punto diventa importante. Tra le altre cose, è un po' amalgamato le zone, perché così siamo tutti da altre cose. Questo è fondamentale, ragazzi, per fare per 10 alle vostre idee, oppure congelare completamente le cazzate che vi fanno sprecare tempo e soldi. Poi, tra il primo e il secondo giorno, per cui ognuno avrà un timing, come posso dire, fortemente consigliato, ma non è obbligatorio farlo, ci si candiderà, nel senso che ognuno si blocca gli slot e si avrà a disposizione 20-30 minuti a testa, dove si faranno questi hot seat, dove gli altri vi aiuteranno. Alla sera cena in una location di lusso, non vi dico dove, ok? Però è un bel modo per continuare a fare networking e conoscere meglio le altre persone, gli altri colleghi, gli altri agenti, eccetera eccetera. Secondo giorno è il giorno degli interventi, per cui chi faranno gli interventi? Il primo intervento lo farà il mio team marketing. Vi ricordo che il mio team marketing, che farà un intervento come fare marketing da top producer, gestisce i migliori agenti immobiliari che ci sono in Italia. Per cui loro curano il dietro le quinte di persone che, se hanno voglia, sono autorizzate, vi diranno, e in persona, oppure ci dovete credere, stop. Ok? Comunque gestiscono anche il mio. Primo intervento loro, secondo intervento il mio. Il mio intervento si baserà molto su quello che secondo me è uno switch che a un certo punto nella nostra attività, a un certo livello, bisogna fare, che è quello da agente immobiliare imprenditore. Ok? Per cui cosa intendo? Vediamo se mi ero fatto un appunto. Sì. Per me l'azienda è come un luogo dove io vado a prelevare i soldi necessari per pagare il mio stile di vita. Viaggi,
cose che voglio, case che voglio, investimenti che voglio fare, e quindi necessariamente a un certo punto diventa fondamentale che il tuo tempo non sia strettamente correlato al fatturato che produci. Per cui la tua azienda, il tuo team, e che come sai il mio è completamente delegato e mi occupo anche di altro, deve andare avanti anche senza di te, perché io lo so che adesso sei carico, ma adesso magari non hai 42-43 anni. Quando ne avevi 25 non ci pensi, o 30 non ci pensi, o 35 non ci pensi, ma a un certo punto quello che fa veramente la differenza è pensare che sei in spiaggia, non sempre perché c'è da lavorare. Ragazzi, quando faccio questo tipo di discorso, il mio intervento è da agente immobiliare, imprenditore, e comincia a ragionare e raggiungi la tua libertà finanziaria, non significa che stai tutto il giorno in piscina a bere e fumare, non sto parlando di quello. Sto parlando però che puoi decidere cosa fare e cosa non fare, non ti pesa stare 2 settimane alle Maldive con la tua famiglia, te lo meriti, non ti pesa non essere sempre in ufficio, ma sapere esattamente che il tuo ufficio sta continuando a macinare cassa, a staccare fatture, eccetera, eccetera, eccetera. E qua devi fare uno switch. E questo sarà il mio intervento. Quindi team marketing, come fare marketing da top producer. Secondo, il mio intervento da agente immobiliare imprenditore, come raggiungere la libertà finanziaria. Terzo, lo farà Giacomo Bruno, ok? Con Giacomo Bruno e voglio sfruttarlo per quello che è bravo. Per cui lui è molto bravo nel personal brand, è molto bravo nel fare in modo che le persone diventano conosciute e famose, e nella nostra nicchia è fondamentale. Sappiate sempre che più è alto, insomma, la autorevolezza che tu hai nel mercato, l'autorevolezza passa anche dai risultati che hai ottenuto, sì, ma anche al fatto che le persone ti vedano, che sei visibile. Più è alta, meno è un problema il prezzo a livello di commissioni e quello che è il tuo consiglio che dai a un proprietario. Non c'è il problema, ti do l'incarico, no, o costo il 3-4%, se di fronte hanno un personaggio conosciuto, visibile, eccetera. Poi ci sarà il super Alfio Bardolla. Qui mi ha detto di non dare nessun insight iniziale, e sapete chi è, non c'è bisogno di presentazioni, per cui costruiremo un intervento su di voi. Per cui, per rendere ancora questa esperienza più incredibile, ho deciso di fare una cosa. La prima cosa è creare un evento invece su Zoom prima dell'1-2 dicembre, un po' per presentarci, conoscere, spiegarvi un pochino al meglio come presentarvi al mastermind e fare in modo di arrivare tutti col materiale pronto, con la testa giusta, con il mindset giusto, per sapere esattamente come sfruttare questo incredibile evento. Seconda cosa, creeremo per tutti i partecipanti un gruppo Telegram chiamato Mastermind Milionario, ok? Che verrà utilizzato per le comunicazioni del mastermind, ma non solo, ok? Trovi tutte le informazioni alla fine della pagina. Non accettiamo tutti, ragazzi, ve lo dico per l'ultima volta perché voglio essere chiaro, quindi nessuno si offenda, nessuno paghi, perché infatti non penso che abbiano messo anche la possibilità. C'è un modulo da compilare con delle domande, dovete rispondere bene perché verifichiamo, vi chiediamo le cose, quindi rispondete bene, non basta pagare, devi candidarti. Se ti è chiaro tutto, ok, ambasciatore non porta pena, clicca qui sotto, compila il modulo e nel caso Milano ci aspetta.